La terribile macchina bellica spartana, temuta da tutti, si era messa in moto e Pericle era determinato ad evitare uno scontro frontale. Così elaborò una strategia su due fronti che prevedeva l'offensiva dal mare e la difesa da terra. In mare gli ateniesi salparono con 100 navi da guerra per effettuare una serie di incursioni nel Peloponneso. A terra, invece, il piano di Pericle si rivelò di più difficile attuazione, poiché si basava su un approccio non convenzionale alla guerra. La strategia di Pericle consisteva nell'evitare a tutti i costi il consueto modo di condurre una guerra, cioè evitare uno scontro tra opliti dei due fronti nemici. Pericle ordinò di evacuare circa 100.000 ettari dell'Attica e di portare i contadini insieme alle loro famiglie, probabilmente più di 100.000 persone in tutto, all'interno delle mura di Atene, da dove avrebbero dovuto resistere agli attacchi contando sui rifornimenti provenienti dal mare. Sparta non aveva esperienza in fatto di assedi, per questo i suoi soldati non riuscirono ad aprirsi un varco nelle mura di Atene. Combattevano secondo il classico modo greco di condurre una guerra, che consisteva nell'attaccare il territorio nemico in segno di affronto alla virilità, alla sovranità e all'orgoglio nazionale dei suoi abitanti. Tagliavano gli olivi e bruciavano i campi di grano per far uscire allo scoperto gli avversari, accecati dalla rabbia, e annientarli in battaglia. Ma gli ateniesi rifiutarono il confronto. Rimasero barricati, protetti dalle mura della città e dalle poderose e lunghe mura che si estendevano per quasi 8 chilometri fino al porto del Pireo. La reazione degli ateniesi lasciò gli spartani incerti sul da farsi. Il loro modo di condurre una guerra, infatti, si basava su una consuetudine. Quando si invade un territorio, il nemico esce allo scoperto e viene annientato. Frustrati dal comportamento degli ateniesi, gli spartani continuarono a saccheggiare i campi dell'Attica. Ma Sparta non era in grado di rifornire un esercito tanto imponente e per questo motivo i suoi soldati non potevano semplicemente aspettare che gli ateniesi uscissero allo scoperto per combattere. Un mese dopo il loro arrivo, le truppe fecero ritorno alla loro città. Quando l'estate seguente gli spartani marciarono nuovamente sull'Attica, la strategia di Pericle fu messa sotto accusa. Ma nessuno avrebbe potuto prevedere cosa sarebbe successo poco dopo. Atene fu colpita da una terribile epidemia di peste che decimò circa un terzo della popolazione. Se calcolassimo l'ammontare della perdita in rapporto all'odierna popolazione americana, dovremmo parlare di 90 milioni di vittime. Gli effetti devastanti di questa malattia mortale, probabilmente importata attraverso una nave di grano egiziana, trasformò le strade di Atene in luoghi dominati dall'orrore, in cui si trascinavano persone moribonde di tutte le età e di tutte le condizioni sociali. La peste non fece favoritismi. L'effetto della peste fu quello di gettare Atene e di conseguenza il suo esercito e la sua flotta in uno stato di profondo caos. All'improvviso, la strategia ateniese non sembrò più vincente. Anche perché Pericle, l'uomo che l'aveva imposta, non era più lì per portarla avanti. La morte di Pericle lasciò Atene preda delle diverse fazioni e di avventati leader. Ma con lui era morto anche qualcosa di più profondo, il suo ambizioso sogno. Questo causò gravi problemi agli ateniesi, perché non c'era una persona in grado di sostituire Pericle, che fra l'altro non aveva designato un suo successore, senza considerare il fatto che tutti coloro i quali pensavano di poterne prendere il posto avevano idee molto diverse e mancavano dell'autorità di cui godeva lo stratega. Così Atene si trovò in grande difficoltà. Dopo 6 anni di battaglie estenuanti, nessuna delle controparti aveva raggiunto risultati concreti. Sparta non riuscì a liberare la Grecia dal dominio dell'impero ateniese, mentre Atene non ottenne la sicurezza che cercava. Il motivo principale per cui Pericle aveva corso i rischi di una guerra. Il prezzo in vite umane, sofferenze e in denaro versato finora è stato alto e del tutto inutile. La guerra ha devastato le campagne ateniesi, ha indebolito l'esercito spartano, ma nessuna delle due potenze ha ottenuto vantaggi decisivi. L'umiliante resa degli Spartani a Pilo nel 425 a.C. cambiò completamente il corso della guerra del Peloponneso.
Sparta, con 120 opliti fatti prigionieri, non aveva altra possibilità che cercare la pace in termini estremamente favorevoli ad Atene, che considerava questa una vittoria da assaporare fino in fondo. Sparta e Atene arrivarono nuovamente a delle trattative, ma questa volta in un clima politico favorevole alla pace. Entrambe le parti avevano ragioni importanti per volere la pace. Gli Ateniesi avevano perso Anfipoli, una città importante del nord con accesso alle rotte del commercio del legno, e in generale parte del controllo su tutto il loro impero. Gli Spartani invece avevano perso un numero significativo di soldati, catturati nel 425 e tenuti in ostaggio ad Atene.